Bentornati a How e bentornati. Questo so che è un video che state aspettando in tantissimi, infatti oggi ho voluto girarlo, avevo un po' di tempo, infatti non sono nella solita location, ci vuole un pochino più di tempo lì per organizzare il set, però appunto avevo tanta voglia di parlarvi appunto delle cose che non bisogna assolutamente fare se avete intenzione di andare a Pechino. Io sono tornata ormai da un mesetto all'incirca, non vi dico la nostalgia che ho, non vedo l'ora di tornare in Cina, veramente siamo stati divinamente. È stato veramente un viaggio bellissimo che poi vi racconterò, però questo ve lo lascerò più in là, per il semplicissimo fatto che ci vuole un po' di tempo per montare il video. Una cosa che ho imparato è quella di evitare di, visto che siete in vacanza, potete scegliere gli orari in cui insomma uscire o rientrare in albergo. Ecco, una cosa da non fare è quella magari di non prendere i mezzi di trasporto, ad esempio la metropolitana, negli orari di punta. Infatti in particolare le grandi stazioni di cambio possono essere un enorme collo di bottiglia e possono quindi risultare molto scomode se non si è abituati a degli spazi veramente ristretti. Insomma, abbiamo un po' tribolato, quindi se potete evitate gli orari di punta. Un altro consiglio è quello di non prendere i taxi illegali. Una cosa che vi capiterà sicuramente è quella di stare in attesa dell'arrivo di un taxi e arrivano delle persone che vi dicono: ehi, ho io un posto per te, dai, sali con me. Bene, probabilmente sono dei tassisti illegali, ecco, evitateli come la peste. Non accadrà nulla in realtà, perché poi la Cina è molto sicura, però molte volte lavorano e collaborano con delle bande, poi i prezzi sono molte volte il quadruplo, veramente non è assolutamente sotto il profilo economico conveniente prendere un taxi illegale. E mi hanno raccontato che a volte capita che tu magari chiedi al tassista di andare da una parte e ti fermano in tutt'altra parte. Evitateli, o meglio, solo se siete veramente avete proprio necessità di tornare alla base, però se potete evitate. Un altro consiglio è quello di non andare sulla muraglia cinese sezione Badalin, perché è una delle sezioni in assoluto più turistiche, anche perché è un pochino più vicino a Pechino, però è veramente a tratti inaccessibile, soprattutto durante i giorni di festa nazionale. Noi per esempio siamo andati alla sezione Mutianyu, che si trova un pelino più distante da Pechino, però è, perlomeno noi, o siamo stati fortunati noi, non abbiamo trovato praticamente nessuno. Abbiamo scelto come giorno di visita mercoledì, durante la festa di mezz'autunno, quindi comunque c'erano i turisti in giro per la città, ma soprattutto nei weekend. L'orario era all'incirca le 11 e quindi siamo stati un paio d'ore, eravamo andati con la guida, siamo stati benissimo. È davvero rilassante. Oggi è una giornata calda ma non afosa, assolutamente. È un periodo meraviglioso questo per venire in Cina, secondo me. Cioè, io sarei capace anche di campeggiare qui. È troppo bello. Quarto consiglio che vi do: portatevi sempre o la carta igienica, però se appunto non volete portarvi nello zaino, nella borsa, la carta igienica, dei fazzolettini di carta. Io ho comprato non so quanti pacchi di fazzoletti perché sapevo che in Cina un po' scarseggia, che sono stati loro ad inventare la carta igienica, ma potrete insomma constatare che nei bagni, sia quelli pubblici ma anche quelli nei ristoranti, fate un po' fatica proprio a trovare la carta igienica, non c'è. Come anche per esempio nei ristoranti, nelle tavole calde, troverete tipo i fazzolettini, quelli dei bar, di quel tessutino, di quella carta, insomma, che non asciuga, non terribile. Ecco, almeno noi abbiamo trovato sempre quelli, se c'erano chiaramente. Quindi portatevi sempre fazzolettini di carta o carta igienica, perché vi sarà utilissima veramente tanto. Un altro consiglio che potrebbe salvarvi veramente la vita è quello di stare molto attenti a quando attraversate la strada. Dovete pensare che le strade di Pechino sono veramente selvagge. Le auto possono girare a destra ovunque, anche quando le luci pedonali sono verdi. Quindi ciò significa che bisogna stare attentissimi. Un consiglio spassionato che vi posso dare è quello magari di attraversare la strada anche insieme ad altre persone. Almeno all'inizio noi abbiamo fatto così, quando vedevamo che un po' di autoctoni erano
pronti a fare la traversata dall'altra parte della strada, noi ci siamo aggregati in modo che abbiamo anche così capito come muoversi e come muoverci, perché è veramente faticoso, però alla fine si prende anche la mano in quello, insomma, vi abituerete, non vi spaventate. Allora, passare qui, che praticamente c'è una curva, non ci sono semafori, se passano gli autoctoni passiamo anche noi. Siamo fermi, immobili, immobili. Questo mi viene sopra. Lo so, devi fare col... devi farti... Allora, un segreto è andare insieme a loro, così al massimo abbiamo uno scudo. E così dai, dobbiamo fare. L'importante è avere sempre gli occhi aperti, anche perché ci sono tanti motorini elettrici e quindi non li sentite. Però se siete abituati come noi, che siamo abituati in una città dove ci sono tante biciclette e quindi ogni volta che siamo sul marciapiede dobbiamo stare attenti se ci sta venendo addosso una bicicletta oppure no, non abbiamo riscontrato tanto questa pressione dei veicoli dietro di noi sul marciapiede, che non sentivamo e niente, no? Questo non ci ha creato problema. Una cosa che dovete assolutamente fare, e non dimenticatelo, è contrattare. Molte volte i prezzi esposti sono spropositati e quindi dovete chiedere una cifra inferiore e da lì parte la contrattazione. Un altro consiglio molto importante che vi voglio dare, se magari non siete dei Chinese addicted, magari certe cose non le sapete, siete curiosi, andate proprio lì a curiosare, a fare delle domande, ecco, non parlate di soggetti politicamente un po' scomodi, sensibili, come ad esempio Mao, la rivoluzione, tutto ciò che può essere accaduto in piazza Tiananmen. Questa è una cosa da evitare perché sono degli argomenti molto delicati per i cinesi, anche perché dovete pensare che i pechinesi sono veramente molto molto orgogliosi del loro paese, e quindi fare delle domande così scomode possono, insomma, come dire, un po' incupire l'atmosfera. Un'altra cosa che vi consiglio di non fare è quella di non ritrovarvi a Pechino senza dei contanti. Noi abbiamo avuto tantissimi tantissimi problemi con le nostre carte, perché infatti per esempio la Mastercard veniva riconosciuta, la Visa no. Poi solamente in alcuni sportelli noi abbiamo ritirato, c'era stato proprio consigliato, Bank of China e la EBCB. Mi raccomando, ci deve essere scritto ATM sopra. Il nostro bancomat non era riconosciuto in tutti i vari POS dei ristoranti o dei negozi, e magari nelle vicinanze non c'era lo sportello per poter ritirare, e quindi per evitare di magari mettere la nostra tessera in una banca che o non ci dava denaro o magari alla peggio si teneva a sé la carta, abbiamo evitato appunto di ritirare un po' ovunque, ma solamente in determinati sportelli. In Cina contate che si paga tutto quanto o quasi tutto con il telefono. Un altro consiglio che vi voglio dare, prima di partire informate prima di tutto la vostra banca che state partendo per la Cina, così almeno non vede dei movimenti strani e dice aspettate, qui è successo qualcosa, blocchiamo tutto per precauzione. E poi dovete informarvi se la vostra carta ha possibilità di essere utilizzata anche all'estero. La mia era, purtroppo me ne sono accorta solamente in Cina, avendola cambiata un mese prima perché appunto la precedente era scaduta. La prima si poteva, insomma, utilizzare per tutto il mondo, invece questa nuova solamente in Europa. Un'altra cosa da non fare è quella di pensare di affidarvi a Google, perché non c'è. Quindi mi raccomando, scaricatevi tutte le applicazioni possibili e immaginabili offline. Per questo ho fatto proprio un video che vi lascio comunque qui, così lo potete vedere, dove ci sono tutte le app che io ho scaricato e ho utilizzato in Cina, che sono state utilissime, veramente utilissimissimissimissime. Un'altra cosa che vi sconsiglio di fare è chiedete informazioni a qualcuno. Allora, se i cinesi non conoscono una determinata meta, non vi diranno, no, mi dispiace, non conosco, sarà veramente molto difficile.
piuttosto che essere sgarbati, vi diranno una strada per un'altra. Come è successo adesso a noi? Abbiamo chiesto a 3 persone, anzi 4. 2 ci hanno detto la strada giusta e 1,5 ci ha detto la strada sbagliata. E quindi noi adesso stiamo andando dove la maggioranza ci ha consigliato di andare. Quindi, ricapitolando, mai fidarsi della prima informazione, ma bisogna assolutamente fare un attimo un'indagine. Facendo un'indagine si avrà un quadro un pochino più generale. Un altro consiglio che vi voglio dare è quello di non andare a mangiare nei ristoranti italiani o che comunque propongono cibo occidentale. Molti di voi sono sicura che saranno timorosissimi del cibo cinese, avrete paura che sia tutto quanto fritto, oddio non è che mi danno da mangiare il cane, oddio non vorrei mica mangiare il gatto, mangiano gli insetti, che schifo! No ragazzi, il cibo cinese è buonissimo. Tantissime pietanze sono cotte al vapore, utilizzano una varietà sconfinata di verdure. L'unico consiglio che io vi posso dare è quello magari di evitare di prendere bevande con del ghiaccio, se avete un po' di problemi di stomaco, se siete deboli di intestino, di mangiare sui banchetti dello street food, per il semplicissimo fatto che magari il vostro organismo non è pronto a determinati sapori, oppure magari siete molto molto delicati di stomaco e quindi vi potrebbe dar fastidio. Questo è l'unico consiglio. Un'altra cosa ragazzi, e questa è l'ultima, che non dovete fare: purtroppo non pensate di riuscire a fare tutto con l'inglese. In Cina si parla veramente molto poco l'inglese e chi lo parla non lo parla benissimo, però non vi preoccupate perché i cinesi sono delle persone veramente, almeno a Pechino ho trovato delle persone veramente meravigliose, fanno di tutto per capirti. Io personalmente ho parlato moltissimo il cinese, mi è stato veramente utilissimo. Con l'inglese si fa veramente molta fatica, soprattutto con i tassisti, che veramente non parlano, non spiccicano una parola in inglese. Infatti quando dovete andare da una parte a un'altra, mi raccomando, dovete avere un talloncino, un bigliettino da visita dell'albergo o del posto o del ristorante dove volete andare, scritto chiaramente in caratteri, perché loro lo leggono e vi portano direttamente lì. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' appunto comprendere le cose che insomma non bisogna assolutamente fare a Pechino, però la cosa che veramente non dovete fare è quella di andare con dei pregiudizi. Pechino è una città enorme che ha da tantissime cose da regalarvi, da mostrarvi. E con questo vi saluto, se questo video vi è piaciuto mi raccomando thumbs up e xiexie da jiada Guangzhou, grazie per la vostra attenzione. Bye bye, 再见.